Allora, io ho dato un titolo a questa presentazione che è una parola positiva, cioè comunicare bene in tempo di crisi, perché quella che ovviamente stiamo vivendo oggi è una crisi non solo limitata al nostro paese, ma è una crisi globale. E quindi quanto sia importante la comunicazione in questa che è ovviamente una situazione di grossa emergenza. Grossa emergenza sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista anche economico. Quindi ci tengo a precisare che questo incontro non vuole essere io l'ho chiamato un manuale di sopravvivenza nella giungla dell'informazione e relazione che noi tutti stiamo vivendo, ripeto, ma vorrei, il mio desiderio è che fosse un momento di riflessione e discussione su quello che è veramente il grande potere della comunicazione. Allora, iniziamo un po' a fare chiarezza su che cosa è comunicare, cosa è la comunicazione, eccetera. Quindi partiamo dal presupposto che la comunicazione è un sostantivo femminile, non è maschile, e nella pratica è una notizia o una dichiarazione che viene fatta per ragioni direttive, informative e organizzative. Da questo poi ovviamente ne esce fuori un verbo, che è un verbo transitivo, che significa rendere comune, condividere, far conoscere. Quindi la comunicazione e quindi l'azione può essere scritta, quindi attraverso quello che è una nota, ai vecchi tempi un comunicato stampa. Può essere verbale, quindi c'è una trasmissione di dati tra persone in maniera verbale, così come stiamo facendo noi in questo momento. Può essere digitale, che è esattamente quello che noi stiamo facendo, perché stiamo utilizzando quelle che sono le tecnologie, del momento. E può essere fatta anche attraverso le azioni, in questo caso condivise attraverso le immagini. Quindi io mi ricollego a prima, a quello che ho detto all'inizio. In questo momento particolare, storico, oggi siamo diventati tutti comunicatori. Per cui cerchiamo di scrivere e realizzare contenuti di valore in modo sempre molto semplice, citando sempre le fonti, usando le parole corrette, perché sostantivi, virgole, eccetera, possono cambiare profondamente il vero senso di un paragrafo. Tutto il suo contenuto e così stravolgere la realtà dei fatti. Quindi è fondamentale che quando si decide di comunicare a quelli che sono i lettori o i followers o semplicemente gli amici con cui stiamo dialogando, citare sempre le fonti da cui abbiamo preso la notizia, perché nei giorni passati, nelle settimane passate, proprio grazie a quello che è stato il tam-tam sui potenti mezzi di comunicazione che sono i social, le notizie sono state stravolte. Dovete pensare che ogni volta che noi comunichiamo qualcosa è un po' come un parlarsi all'orecchio, quindi alla fine l'ultima persona che riceve il messaggio ovviamente lo riceverà distorto perché ovviamente ogni passaggio
si perde un pezzo. Quindi è fondamentale quando si parla di argomenti così importanti e vitali, prima di comunicare qualsiasi cosa, fare un bel respiro e prendere sempre la fonte da cui è venuto lo spunto. La comunicazione digitale, quella che noi ovviamente stiamo facendo in questo momento, perché è l'insieme di tutte le attività di produzione e diffusione di contenuti, come testi, video, eccetera, eccetera. Tutto questo grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali che abbiamo a disposizione, quali PC, smartphone, tablets, eccetera, eccetera. E la comunicazione digitale ovviamente ha una sua importanza. Questo perché? Perché la comunicazione digitale è l'unica forma di comunicazione nella rete e quindi nel web, dove il passaggio delle informazioni, io l'ho chiamato reticolare, cioè una persona dialoga con tutti, che a loro volta parlano tra di loro, consentendo la massima interattività. Questo significa sia nelle situazioni positive, sia nelle situazioni negative. Quindi la comunicazione digitale è veramente un argomento da trattare e maneggiare con estrema cura e cautela, in particolare per quanto riguarda i contenuti che trattiamo all'interno della comunicazione. Io qui ho voluto inserire due immagini che ho chiamato la comunicazione attraverso le azioni. Io le ho inserite perché sono due immagini che tra di loro sono contraddittorie, ma danno e comunicano in modo sbagliato quello che stiamo vivendo. Allora, la persona che si trova sullo schermo sulla sinistra è una famosa celebrity. Che qualche giorno fa per recarsi in aeroporto a Los Angeles, nonostante il coronavirus non Oh, fosse. Mauro, scusami se ti interrompo, mi segnalano che le slide non stanno andando avanti sullo schermo. Ah, dove si sono fermate? Alla prima. Perché io ho condiviso lo schermo. Sì. Riproviamo. Ok, adesso si sta muovendo. Ok, ci si. Qui siamo alla comunicazione attraverso le azioni. Ok, perfetto. Allora, era importante questa perché purtroppo c'è stato un problema sulle slide. Le due slide sono una comunicazione Attenzione, sulla sinistra ha deciso di vestirsi un po' nella versione ebola. Mauro, È senti? una comunicazione errata. Io sì. Sentite? Noi ti sentiamo a scatti. Come se avessi qualche problema di Adesso connessione.
Adesso ti sentiamo, però andavi proprio a scatti come se avessi un problema di connessione o di qualche tipo. Ok, la connessione è ok, quindi ditemi. Allora, ritorno alle immagini, purtroppo sarà ripetitivo, però sono due immagini abbastanza importanti perché puntano il foco quella che è una cattiva a sinistra, cioè, che dà una distorta, nove che di Ebola, destra che è un più leggera, errata, Interrompo perché data. scatti e non Pronto? pronto, mi senti? Sì. Dicono che anche il mio va a scatti. Io sento a scatti. Anche Pausa. Allora, io sono con la connessione più veloce. a regola anche gli utenti stanno si sente a È la rete. Mi vedi? Avendo problemi di audio. Prova magari ma camera serie collegate Pronto? alla rete. Parlare così. Ok, ci siamo? Forte e chiaro? È chiaro? Io posso anche farmi vedere, non le slide. Un discorso, vediamo. Di tua conversazione, Michele. Mi senti? Adesso sì, ok. Prova a parlare, vediamo se regge. Pronto?
Pronti? Pronto? Mi senti? Io ti sento. Una conversazione. Connessione per argomenti. La comunicazione. Mauro, mi senti? Sì, a scattoso sì. Scattoso, sì. Fede ha detto che ci abbandona, non si sente bene. Abbandonare, stiamo un secondo. Mauro, ci sei? Senti Sì, qualcosa? adesso ti sento. Sì, ti sento benissimo adesso. Ok, prova a parlare un attimino e vediamo. Ok, questa slide della comunicazione attraverso le azioni sarà quella che rimarrà più impressa in questo webinar. Poi c'è la persona sulla sinistra che ci dice che si è annoiata e quindi ci sta lasciando. Sto scherzando, ovviamente. Allora, torno di nuovo su queste due immagini, che sono due immagini che possono essere insignificanti, ma che al contrario trasmettono una comunicazione errata su quella che è la situazione del Covid-19. Da una parte sovraesposta perché stiamo parlando di un Covid-19 e non di un'ebola. E stiamo parlando di una destinazione, quella dove è stata scattata, dove ancora non c'era allarmismo. Dall'altra parte c'è invece l'immagine di non una celebrity, ma il presidente di un grande paese sudamericano che al contrario, infischiandosene altamente di quella che è la situazione del contagio, ha pensato bene di comunicare che il Covid-19 è una passeggiata e quindi ha deciso di stringere mani e di buttarsi attraverso la folla. Quindi
Ecco, di fare molta, ma molta attenzione quando si comunica, perché le azioni poi diventano comunicazione e in questo caso una comunicazione errata. Allora, quindi quanto è importante la comunicazione? La comunicazione è estremamente importante perché in questo momento ci sono molte aziende e imprese che si ritrovano a far fronte al problema del passaggio. Ho fatto ho preso come esempio le centinaia di aziende piccole, medie e grandi che si ritrovano a dover affrontare il passaggio per poter sopravvivere dallo shopping reale allo shopping virtuale. E quindi in questo caso la comunicazione assume veramente un ruolo chiave dal punto di vista aziendale, perché cosa fa? Ovviamente supporta e promuove le vendite. In che modo? Attraverso quella che è una corretta azione descrittiva dei prodotti e delle offerte proposte. Quindi comunicare bene oggi per le aziende direi che è fondamentale. In questa slide che io ho voluto chiamare coronavirus. È una slide dove ho fatto alcune riflessioni, cioè la relazione tra quelli che sono in realtà gli innumerevoli episodi di coronavirus e quella che è la comunicazione di massa sui social e gli effetti sulle persone, che a me hanno offerto proprio lo spunto per riflettere sull'impatto della comunicazione in questo tempo di crisi. E ho individuato tre categorie che io ho deciso di chiamarle da blacklist. La prima categoria sono coloro che stimolano il panico. Quindi sono delle persone che sui social hanno comunicato male e hanno stimolato realmente il panico. Poi ci sono quelli che io ho chiamato i leoni da tastiera e video, che sono tutta quella categoria di persone che con il loro modo di comunicare e i contenuti che vengono poi pubblicati sulla rete non stimolano il panico, ma stimolano la rabbia. Quindi altro dato negativo. L'ultima categoria che ho individuato sono invece tutti quei soggetti che cercano di comunicare il positivo che di per sé è una grande cosa in questo momento attraverso i loro post, le immagini, i video, ma che in realtà lo fanno solo ed esclusivamente per il loro tornaconto, il like. Qui apro e chiudo una parentesi perché ovviamente ci sono professioni dove l'apprezzamento è fondamentale ai fini di chiudere poi un lavoro, ma ci sono invece, ci sono al contrario, molti personaggi che quello che fanno non è una condivisione di comunicazione, ma è una comunicazione a loro beneficio, quindi semplicemente per quello che è il loro buon tornaconto. In questo momento io mi ricollego a tre colleghe che oggi
intorno all'ora di pranzo hanno fatto il loro intervento. Io credo che mai come in questo momento noi, e io parlo di noi italiani, dovremmo comunicare meglio e condividere. Quindi la condivisione non è qualcosa di superfluo, ma è qualcosa di fondamentale in questo momento. Quello che stiamo facendo adesso, qui, grazie a questa piattaforma, è proprio una condivisione per stimolare e supportare tutti coloro che in qualche modo, incluso il sottoscritto, si ritrovano nel mezzo di uno tsunami socio-economico. Quindi condividere e comunicare bene, mi raccomando. E questa che dovrebbe essere la penultima slide è solo per far comprendere quanto sia importante quando si struttura un piano di comunicazione per un'azienda prevedere io la chiamo un'area di crisis management o un'unità di crisi sia per la parte online sia per la parte offline. È un'unità che può essere gestita ovviamente da una persona e da un professionista con determinate caratteristiche proprio per gestire le situazioni di crisi, in questo caso il coronavirus. Dico questo perché credo che ci siano stati grossi problemi in alto per quanto riguarda la comunicazione che è scappata. È sfuggita un po', dalle mani di chi doveva comunicare, e molto probabilmente, non si è pensato di utilizzare una persona o utilizzare un team che curasse proprio, questa unità di crisi. Considerate che un annuncio errato, considerando la velocità con cui si diffondono le notizie online, impiega veramente pochissimi secondi per far scoppiare una crisi, il panico. Perché una volta entrato nel flusso delle conversazioni online, questo deve essere gestito in maniera adeguata per limitare i danni il più possibile e scatenare, ovviamente, evitare di scatenare il panico. Il mio è stato un discorso molto molto breve perché non volevo assolutamente fare una Bibbia sulla e un'enciclopedia sulla comunicazione. Quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito per questa mezz'oretta. Chiedo scusa per i problemi che ci sono stati, ma purtroppo il digitale in questo momento è veramente sovraccarico. E se ci Ringraziamo te sono. Mauro, io sono tornato in webcam, Federico Ok. chiedeva come mai non ci vedesse, semplicemente abbiamo avuto problemi di connessione per cui abbiamo deciso che era la scelta migliore scollegarle momentaneamente. Come Esatto. Esatto. dici tu, in questo momento è difficile anche solo fare qualcosa online per via della banda limitata, del sovraccarico della rete, di tutto quello che ci Esattamente. sta attorno. Però arrivano commenti positivi attorno a queste live, attorno ai singoli interventi. Immagino che anche il tuo sia piaciuto, spero sia piaciuto. La gente Beh, ringrazia e la gente si sicuramente complimenta sempre, per cui. se ci sono domande, io sono a disposizione. Abbiamo ancora qualche minuto, Esatto, poi se avete domande. tutti torneremo al nostro lavoro quotidiano.
un ragionamento che facciamo noi internamente in questi giorni è che con tutto questo smart working alla fine finiamo per lavorare di più. Allora, sì, decisamente lo smart working per chi non l'ha testato prima è un modo molto utile per lavorare ovviamente da casa, ma con un lato negativo che è quello, Michele, ovviamente di lavorare di più perché non essendoci transfer. E quindi rimanendo nello spazio di casa si perde un po' la cognizione del tempo e quindi non ti Esatto, rendi soprattutto conto. se ti concentri su una determinata attività, rischi davvero di metterti al computer la mattina alle 7 e staccartici alle 10 di sera. E lì Esattamente. è positivo perché sicuramente siamo tutti quanti più produttivi, ma da un altro punto di vista magari questo distacco che ci offre l'ufficio tra lavoro e vita quotidiana è anche utile a ogni tanto staccare la mente e dire che bello, adesso posso rilassarmi. Un processo mentale Esattamente. che credo che a casa sia difficile attuare. Esatto, perché in uno spazio ovviamente che è lo spazio dell'ufficio ci sono quei momenti di stop in cui stacchi la spina, prendi il caffè, fai le due chiacchiere con il tuo vicino di scrivania, scambi ovviamente le tue opinioni live e non attraverso una webcam. Quindi i tempi sono sicuramente molto più dilatati. C'è da dire che lo smart working è proficuo perché se un progetto normalmente tra le quattro mura di un ufficio viene terminato in una settimana, facendo lo smart working riesci a concluderlo magari anche nell'arco di 2 giorni. Quindi da questo punto di vista lo smart working è decisamente molto, ma molto interessante e proficuo. Ci sono ovviamente i pro e contro, come tutte le situazioni. Sì, esatto. Sì, vai a eliminare tutta una serie di processi, anche semplicemente ti metti a parlare col tuo collega di un progetto in atto e poi magari ti parli via in chiacchiere inutili. Con lo smart Esatto. working questo non succede perché ti scambi un messaggio, fai una domanda e ottieni una risposta e finisce lì. Esattamente, Ti proprio così. togli un po' il lato bello del lavoro, comunque a me personalmente andare in ufficio, essere lì in quel contesto comunque piace perché ti senti al lavoro. Soprattutto se il proprio lavoro uno lo ama, ovviamente è bello anche trovarsi in ufficio. Allo stesso modo, da casa, come dicevi tu, alcune cose, alcuni processi possono essere molto più veloci, molto più diretti. Poi questo dipende molto dalle persone. Ci sono persone che magari stando a casa si distraggono, si fanno distrarre dal frigorifero, dalla televisione, dalla radio, dalla moglie o dai figli. E per cui, vabbè, dipende poi ovviamente dai contesti e dalle singole persone, però se entri in un determinato stato mentale, lo smart working ti assorbe completamente la tua intera quotidianità. Esatto. Comunque, rispondo un secondo a Danila che chiedeva quando sarà lo speech di Massimo Petrucci. È Ok. stato ieri in questa stessa fascia oraria, per cui mi spiace che te lo sia perso. In ogni caso, faccio un sunto per tutti quelli che già non lo sanno. Siamo presenti sia su YouTube che su Instagram che su Facebook. Su YouTube, dopo 24 ore, 24-48 ore da ogni speech, andiamo a pubblicare la registrazione, per cui potete trovare tutto quanto registrato lì. Le slide stiamo lavorando per andare a condividerle, siamo sommersi di lavoro di qualsiasi tipo e domani che dovremmo avere una giornata un po' più tranquilla facciamo magari un account slideshare e lo condividiamo con tutti voi sui nostri social. Su Instagram e Facebook pubblichiamo un po' di contenuti esclusivi, per cui se avete voglia di supportarci anche lì siamo solo che felici. Dette queste cose tecniche possiamo continuare con la risposta di domande se ce ne sono. Mi chiedono dove possono seguire te. Allora, io come ho detto prima, sono un freelance e mi occupo di strategie di comunicazione. Possono seguirmi sul mio profilo LinkedIn,
o sul mio profilo, quindi se mi vanno a cercare su LinkedIn mi trovano sotto Mauro Fanfoni, o altrimenti possono digitare il mio nome e cognome.com, dove lì ci sono i progetti in corso, chi sono, cosa faccio, cosa propongo, eccetera, eccetera, e c'è anche un mio blog.